intanto vi do il benvenuto. Io sono Marco Caniato, sono il secondo relatore di oggi. Sono dell'Università di Bolzano, sono il coordinatore del progetto Big Wood, questo che vedete nel roll up qui di fianco. È un progetto europeo di cui dopo brevemente vi daremo contezza. I questionari che state compilando, che avete nelle vostre cartelline, ci servono per questo progetto, quindi se poteste dare una compilazione, sono brevi, insomma, servono a noi per poi proseguire con il progetto e per renderlo molto adeso alle richieste sia di chi può utilizzare gli edifici in legno che di chi li può progettare. Lo scopo di oggi è quello di iniziare una serie di comunicazioni che faremo durante questo progetto. In particolare oggi verrà focalizzato sull'edilizia in legno e più che anche la seconda parte, anche sulla parte acustica e sulla parte di relazione che le persone hanno con gli edifici in legno, perché non ci dobbiamo dimenticare che noi possiamo progettarli, però qualcun altro ci vive dentro e magari ha dei preconcetti diversi da quelli che possiamo magari avere noi. Siccome non sciocchetta, come si dice in gergo, io darei la parola alla collega Federica Bettarello dell'Università di Trieste, che gentilmente oggi ci dà una mano in questa presentazione, vieni pure, e che ci introdurrà al tema che poi svilupperemo. Grazie. Buongiorno a tutti, io faccio ricerca presso l'Università di Trieste, sono un ingegnere, il mio core di ricerca è più che altro l'acustica, ma negli ultimi anni è diventato anche l'acustica applicata agli edifici in legno. Questo perché, soprattutto per quel che riguarda l'edilizia in generale, ma l'acustica in particolare, che è il mio campo, gli edifici in legno sono stati una novità e progettare gli edifici in legno dal punto di vista dell'acustica è stato... Possono spegnere le luci? Chiedono se si possono spegnere le luci. È arrivato il tecnico adesso. Ok, è arrivato il tecnico. Adesso siamo stati un po' innovatori nel settore dell'acustica applicata in questo campo. Quindi, come vi dicevo, mi sono un po' appassionata e quindi oggi vi introdurrò un po' quello che è stato il mio campo di ricerca generalizzato e poi specifico nell'acustica sulle costruzioni in legno. Perché le costruzioni in legno avevano perso di interesse? Le costruzioni in legno, con la loro caratteristica di infiammabilità, hanno comportato non poco problemi nella storia. E poi nel 1952, grazie al lavoro presentato alla Fiera di Zurigo da Frank Lloyd Wright, che l'interesse ritorna verso queste costruzioni. Nel 1980 poi la crisi petrolifera, la crescente consapevolezza ecologica e normative restrittive sul risparmio energetico riportano le costruzioni in legno a recuperare interesse nell'edilizia di tutti i giorni. Nel 2005 vediamo costruire in Svizzera il primo edificio a 6 piani fatto interamente in legno. Fino ad allora era consentito solo fino a 2 piani. E nel 2011 in Italia, con il decreto Sblocca Italia, si riesce ad avere la possibilità di costruire edifici oltre il limite di 4 piani in legno anche senza l'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Fino ad arrivare all'Expo di Milano, dove oltre il 60% delle costruzioni presentate in fiera erano edifici in legno, questo proprio per perseguire i principi di ecosostenibilità a cui la fiera dava voce. Qual è la situazione ad oggi? La situazione oggi è che con il recepimento della direttiva europea, il decreto 63 del 2013 prevede che gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero a partire dal 1 gennaio 2019. E dal 1 gennaio 2021 toccherà invece a tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici sia privati. Ed ecco che da qua l'interesse per le costruzioni in legno diventa sempre più elevato.
Quindi ho riportato un'analisi di quella che è il rapporto case edifici in legno di Federlegno Arredo aggiornato al biennio 2016-2017. Non è molto diverso da quello che sta succedendo negli ultimi 5 anni. Comunque, insomma, ad oggi l'Italia è posizionata al quarto posto a livello europeo per costruzioni di edifici in legno. E quali sono le regioni che maggiormente hanno messo interesse verso queste costruzioni? In primis il Trentino Alto Adige, seguito dalla Lombardia e dal Veneto. Ma cosa molto interessante, in quest'ultimo biennio anche l'Emilia Romagna si è posta in avanti riguardo a questo settore. Benissimo, ma perché i committenti quindi scelgono una costruzione in legno rispetto ad una costruzione in edilizia più tradizionale, muratura, cemento armato e altro? Per quello che è la mia esperienza, quando un committente viene a chiedermi voglio la casa in legno, non lo fa ovviamente per motivi statici, strutturali o chissà che altro, ma soprattutto per motivi legati alla sensibilità ambientale, all'ecosostenibilità, a volte anche per quello che un po' è diventata, secondo me, sì, una credenza in realtà, ovvero i tempi ridotti di realizzazione, perché questi sì, è vero, si possono raggiungere con le costruzioni in legno, però bisogna stare attenti anche a tante altre cose. Perché le costruzioni in legno sono ecosostenibili? Perché il legno in sé è ecosostenibile. Il legno è una materia prima che intanto per lavorarla richiede ridotte quantità di acqua. E poi comunque quando si tagliano, si fanno le segagioni per avere il legno da costruzione, si ripiantumano piante giovani e le piante giovani assorbono maggior quantità di CO2. Questo è quanto. E le specie legnose più utilizzate le vedete nella slide, anche se in realtà l'abete rosso è quello che fa da principe, è quello maggiormente utilizzato, sia per questioni di costo ma anche per facilità di taglio. È un'essenza che si presta a dei tagli molto facilmente e questo ha fatto sì che la gran parte delle aziende che si occupano di tagli di segati abbiano ottimizzato macchine sulle caratteristiche di questa essenza di legno. Guardate, questa è una cosa interessante, è il confronto tra ciò che avviene in Italia e ciò che avviene in Austria per quanto riguarda il fatturato della materia prima legno. Ovviamente l'Italia ha una superficie totale molto più grande di quella dell'Austria. L'Austria ha una superficie forestale che è quasi un terzo di quella dell'Italia, quindi un accrescimento annuo molto minore, ma nonostante ciò il legname tagliato ogni anno in Austria è una volta e mezza la quantità prodotta in Italia, guadagnando quindi un fatturato quasi 5 volte superiore. Cioè, nonostante le nostre risorse italiane, noi continuiamo a prenderci legname austriaco. Come vi dicevo, questa introduzione vuole un po' mostrarvi quali sono le possibilità e i limiti legati all'utilizzo del legno nelle costruzioni. Uno dei limiti conosciuti è sicuramente il suo caratteristico comportamento igroscopico. Il legno è quello che si definisce un materiale vivo, il legno assorbe acqua ma soprattutto la rilascia e quando la rilascia la sua sezione subisce delle modifiche. Questo fa sì che nella progettazione e anche nelle fasi poi di produzione questo fattore deve essere conosciuto e tenuto in considerazione. Nella progettazione bisogna considerare quelle che sono definite i liberi movimenti della sezione. Nella produzione bisogna rifarsi a stabilimenti che adottino idonei procedimenti di stagionatura del legno prima che questo venga venduto e messo in opera. Altri limiti legati all'utilizzo del legno sono rappresentati ovviamente dagli agenti patogeni, agenti che possono essere di tipo biotico o abiotico. Il legno ha infiniti nemici, se così vogliamo chiamarli, dagli insetti, ai funghi, alle muffe e tra gli agenti fisici anche il sole e la pioggia stessa fanno sì che il legno venga attaccato in qualche maniera.
però se opportunamente protetto, se opportunamente rivestito o filmato, il legno può durare anche centinaia di anni. Tutto sta nella corretta progettazione. Quando si utilizza il legno bisogna progettare sapendo che non si sta utilizzando cemento o acciaio o muratura. Bisogna utilizzare degli accorgimenti tali da proteggere le costruzioni da quelli che sono i principali nemici. Le proprietà del legno sono proprietà meccaniche molto particolari, che lo vedono soprattutto nei confronti del calcestruzzo e dell'acciaio non ad avere proprietà non invidiabili, ha un buon comportamento soprattutto per azioni parallele all'asse delle fibre, è abbastanza problematico per quanto riguarda invece le azioni perpendicolari alle fibre. Buona norma, per esempio, si sa quando si costruisce con il legno, è quella di non appendere carichi sotto il terzo di altezza, perché altrimenti le sezioni si possono sfibrare. Come vi dicevo, il legno a parità di massa ha delle caratteristiche di resistenza di 5 volte superiori a quelle del calcestruzzo e ottime proprietà di deformabilità, che poi messi insieme alle proprietà che hanno le connessioni strutturali, viti, acciaio, che vedremo dopo, ne conferiscono anche caratteristiche di duttilità. Il parametro che determina la buona capacità resistente di un elemento ligneo è la regolarità degli anelli di accrescimento. Quindi un legno, per saperlo tagliare, per saperlo lavorare, bisogna soprattutto conoscerlo. I legni da costruzione vengono classificati in base alle proprietà meccaniche. Per esigenze di progettazione ovviamente vengono tutti tabellati in funzione della caratteristica resistenza a flessione. Come vengono fatte queste classificazioni? Possono venire fatte o con delle macchine o a vista. E ogni specie di, ogni essenza di legno ha la sua caratteristica tabella di resistenza meccanica. Come ci arriva poi il legno per le costruzioni? Allora, possiamo utilizzare legno massiccio, quindi a spigolo vivo, il tipico uso fiume o uso Trieste. Le specie più utilizzate, come vi dicevo, sono l'abete rosso, l'abete bianco e l'arice. Le sezioni, però, diciamo, utilizzando il legno vivo, non abbiamo una così grande gamma di sezioni con cui poter lavorare, ma sono indubbiamente dei pezzi con ottima resistenza meccanica. Da queste si passa ai segati strutturali. I tagli caratterizzano poi la loro resistenza, possono essere fatti a cuore con fessurazioni molto alte, a cuore spaccato sempre con fessurazioni molto alte, fuori cuore dove invece le fessurazioni possono essere limitate. Con i segati si realizzano i lamellari incollati. Il primo brevetto ha nascita nel 1905 in Svizzera e ovviamente la buona qualità di questi legni dipende dalle qualità anche dei collanti che vengono utilizzati. Grazie a questi legni lamellari incollati si possono raggiungere dimensioni maggiori di calcolo, sia di sezione che di lunghezza, e si possono soprattutto anche ottenere profili curvi. Questi sono i classici segati bilama e trilama. Anche per queste tipologie di legno le sezioni strutturali vengono classificate con delle tabelle in funzione dei valori di resistenza. E, la sigla GL significa glue lamed, cioè legno laminato incollato. Bene, quali sono poi le tipologie di edifici che possiamo andare a costruire con il legno? Allora, la classica è l'edificio a telaio portante in travi lamellari e pareti di controventamento. Sono sezioni fatte da travi in legno e pannelli di chiusura, che solitamente possono essere in USB,
E da questa struttura si possono, a questa struttura si possono poi aggiungere ovviamente i materiali a scopo termico e acustico in intercapedine o come contropareti interne ed esterne, idem per quanto riguarda i solai. E l'altra tipica struttura invece con cui abbiamo a che fare oggi sempre sono gli X-Lam. Gli X-Lam che per le loro caratteristiche di maggior resistenza si vedono utilizzare per edifici ad altezze più elevate, almeno questo è quello che io consiglio. Gli X-Lam sono dei legni costituiti da lamelle di legno di spessore omogeneo o anche diverso, dipende dalle caratteristiche che si vogliono infondere. Questo incrocio di lamelle conferisce maggior resistenza alla pressione di una trave. E anche per quanto riguarda l'X-Lam, esattamente come le strutture a telaio, bisogna prevedere poi tutti i pacchetti di isolamento termico e acustico che possono essere messi all'esterno o all'interno. Un particolare caso di costruzione in X-Lam è rappresentato da pannelli senza collante, cioè con dei cavicchi al posto. Scusate. Al posto della colla tra le lamelle. Questi per gli appassionati proprio di bioedilizia. Io ho avuto per esempio un committente che non voleva assolutamente l'utilizzo di colle, collanti o quant'altro, e proporgli questa soluzione è stato vincente. Come vi dicevo, per le costruzioni in legno poi caratteristica principe è quella di conoscere anche tutti i sistemi di giuntura che caratterizzano queste strutture. Mi ricordo per me che non avevo esperienza di costruzione in legno, quando ho fatto i primi cantieri, vedere tutta la ferramenta che arrivava in cantiere insieme al legno è stata per me una sorpresa. Ad ogni modo, senza questi sistemi, il legno, le costruzioni in legno non avrebbero la duttilità necessaria per resistere anche a eventi tipo incendio o quant'altro. Gli elementi di collegamento sono molteplici, abbiamo i chiodi, abbiamo le viti da legno di vario tipo, possono essere nascosti a vista, le squadre e hold down che servono per le azioni anti-ribaltamento del vento o per l'antiscorrimento. E vedete come in un singolo attacco si possono avere più sistemi di collegamento che collaborano fra di loro, ognuno dei quali ha un ruolo specifico. Importante, soprattutto per un direttore lavori, quando si accetta questi sistemi di collegamento in cantiere, è quella di accettarsi che siano ovviamente dotati di certificazione CE. Molto belli secondo me sono i tipi di collegamento congiunzione a scomparsa, dove gli elementi vengono completamente nascosti dalle sezioni lignee, e questo fa sì che ad esempio proprio il legno va a farmi da protezione all'acciaio se progettato in determinate situazioni. Questo è il tipico fissaggio a scarpa per l'attacco trave pilastro. Altro elemento che si può vedere molto frequentemente in cantiere quando si lavora soprattutto con l'X-Lam, non per gli elementi a telaio, almeno io non l'ho mai visto, sono queste guarnizioni che vengono messe sugli attacchi tra elementi orizzontali e pareti verticali. C'è chi dice che hanno funzioni acustiche, io mi limito a dire servono per una migliore adesione di attacco tra gli elementi. Come vi dicevo prima all'inizio, il problema legato alle costruzioni in legno, se chiedete a chiunque vi risponderà, anch'io me lo sono sentita dire da un committente, mi sono sentita dire io non voglio la casa in legno perché ho paura che gli attacchino fuoco dall'esterno e mi entrino i ladri, mi sono sentita dire questa cosa. Benissimo, allora, è vero, cioè il legno è un materiale infiammabile, certo che sì, però è vero anche che innanzitutto quando si progetta con una sezione
che tenga conto del fatto che durante l'inizio di un incendio, soprattutto nella prima fase, la sezione che subisce l'incendio continui a lavorare anche se a sezione ridotta. Questo fa sì che si abbiano dei tempi per poter uscire dalla stanza prima che questa collassi. Dopodiché, soprattutto la normativa antincendio nel nostro paese negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, quindi quando si va a costruire una costruzione in legno bisogna necessariamente tener conto della presenza di questi elementi e quindi per esempio prendere misure compensative relative alla presenza di questi elementi. Quindi progettare con il legno si può. Ovviamente per la sua caratteristica di leggerezza e di deformabilità, si sa, il legno diventa un materiale principe soprattutto nel reagire elasticamente a quelle che sono le azioni del sisma, soprattutto grazie alla duttilità che viene conferita con gli attacchi. Bene, veniamo alla parte più di consulenza e progettazione, due parole solo per dirvi che quando ho avuto a che fare con la cantieristica in legno, la cosa che più mi è piaciuta è stata riuscire a prevedere tutto prima che l'edificio venisse costruito. Quando si progetta con il legno è come andare a progettare un prodotto industriale, ok, che viene già in fase di progetto minimizzato e valutato nei minimi dettagli, ok? Perché? Perché questi pannelli, stiamo parlando dell'X-Lam, stiamo parlando dei pannelli a telaio, vengono prefabbricati, vengono fatti in stabilimento e quindi tutto deve essere deciso a priori, perché una volta che è stato fatto il taglio, quello resta e quello rimane. Fare modifiche poi in sede di cantiere è veramente, veramente difficile. Scegliere tutto significa quindi scegliere anche dove devo posizionare gli scarichi, dove devo posizionare ovviamente le finestre, le porte, i fori della cappa, i passaggi delle tubazioni e quant'altro. Quindi bisogna lavorare moltissimo a priori per creare un progetto che sia il più possibile quello definitivo. E è molto bello poi seguire anche in stabilimento le fasi di progettazione e di realizzazione, cioè andare a vedere in stabilimento parete per parete, solaio per solaio, quello che è stato progettato e vedere anche lì eventualmente se ci sono possibilità di aggiustamenti o quant'altro, si è ancora in tempo. Un'altra cosa che mi ha sorpreso quando ho iniziato a costruire in legno è stato immergermi nei problemi legati al trasporto, perché ovviamente quando si progetta in legno bisogna sapere che questi pannelli prefabbricati arrivano e hanno delle dimensioni notevoli, quindi spesso ci sono dei problemi legati magari alla viabilità della strada che porta al cantiere che non si sono presi in considerazione, camion che non ci passano o richieste di chiusura strade da fare lavori pubblici o quant'altro. Sì, questo è quello che vi dicevo, vado avanti. Vedete, questo per esempio era un vano ascensore in X-Lam di 4 piani. Per trasportarlo abbiamo dovuto chiedere la chiusura, era un centro piccolo per carità, ma abbiamo dovuto chiedere la chiusura del centro città perché il camion che lo trasportava ovviamente lo ha trasportato a pezzo unico e ha avuto non poche difficoltà a passare. E, ovviamente poi segue la fase di montaggio, anche quella può avere delle sorprese, ma se la progettazione è fatta bene sono tutte cose che si devono valutare a priori, cioè la casa in legno dove appoggerà, di che cosa ha bisogno, servono guaine, servono cordoli, servono correttori di altezza,
sono tutte cose che bisogna valutare a priori. Quello che succede di solito è che ogni azienda ha una sua preferenza in tal senso. C'è chi richiede dei cordoli dove appoggiarsi, c'è chi invece preferisce preparare a sé stante dei rialzi, degli attacchi particolari che solo loro sanno, quindi si occupano di tutto loro. Sono comunque cose che vanno predefinite a priori. Queste sono le fasi di montaggio di uno degli ultimi cantieri che ho seguito. Vedete che ovviamente per movimentare queste pareti c'era bisogno di gru e c'era bisogno di grandissima attenzione fino ad arrivare finalmente al tetto e sperare che tutto sia andato bene. La cura dei dettagli, vabbè, questa vale per qualsiasi tipo di costruzione, ma a maggior ragione nelle costruzioni in legno. La chiusura di tutti i giunti, la chiusura di tutte le parti che escono dalla copertura deve essere particolarmente curata. Anche all'interno, vedete, l'ordine, la pulizia dei cantieri è veramente bella, è veramente seguita, e perché tutto, ripeto, deve essere previsto a priori, quindi non ci sono, cioè bisogna cercare, non ci sono, sarebbe troppo bello, ma bisogna cercare di ridurre al minimo le modifiche che vengono fatte in opera. Guardate anche qui tutte le nastrature, dei passaggi, delle tubazioni, delle prese elettriche, tutto ben nastrato, è regola d'arte. Cura particolare ovviamente deve essere posta, per quello che dicevamo, al camino. Il camino non deve essere in nessun modo messo in contatto con la costruzione. Qual è stata poi l'innovazione con le nuove norme tecniche sulle costruzioni? Sono state introdotte ovviamente degli oneri per quello che è il direttore lavori. Il direttore lavori deve essere molto attento del materiale che arriva in cantiere, ne è responsabile, quindi deve saper riconoscere i certificati di provenienza del materiale che accetta in cantiere. Certificati che possono essere molteplici, una marcatura CE, piuttosto che un attestato di qualificazione, piuttosto che un certificato di idoneità tecnica. Il direttore dei lavori deve sapere per quel tipo di materiale che tipo di certificatura deve richiedere. Qui vi ho riportato ad esempio quelli che sono le qualifiche dei centri di trasformazione e lavorazione, perché il materiale che arriva in cantiere deve provenire da un centro di trasformazione che ha una qualifica di centro di trasformazione, deve aver ottenuto dei riconoscimenti, non può essere una segheria improvvisata. Per l'Ixlan, per esempio, il documento che attesta la provenienza è non la provenienza, ma una specie di marcatura CE, è l'ETA, l'European Technical Approval. Qui vi ho riportato altri esempi di marchi che identificano il legno e che vi fanno vedere chiaramente da dove, chi è lo stabilimento che l'ha lavorato, quando, eccetera. Ecco quindi che il produttore deve essere responsabile a fornire al direttore lavori un manuale con le specifiche tecniche per la posa in opera, ed è il produttore stesso che se ne assume responsabilità di conformità e certificazione. Benissimo, questo era, voleva essere un quadro introduttivo, forse è stato troppo lungo, mi dispiace. Come vi dicevo all'inizio, tutto questo per me è stato materia di ricerca nel campo dell'acustica, ovvero come ingegnere ho avuto la possibilità di seguire varie cantieristiche di Ixlan, struttura telaio, eccetera. Come ricercatore ho detto benissimo, adesso che ho questa possibilità vado a farmi tutte le prove, tutti i test che mi servono per dire benissimo, come valuto i requisiti acustici passivi di una casa in legno, perché in normativa
nella normativa tecnica, nella letteratura a disposizione, parlo di quando ho iniziato, quindi un po' di tempo fa, non c'era nulla riguardo. Il progettista, l'ingegnere, l'architetto, il geometra che si metteva a dover valutare i requisiti acustici passivi di un edificio, secondo il DPCM 512/97, non aveva nessuno strumento. Perché le norme erano fatte sulle costruzioni in cemento armato, sulle costruzioni in laterizio, ma nulla si sapeva sulle costruzioni in legno. Allora, quello che si è fatto inizialmente era prendere le formule che la normativa riportava per le costruzioni, come vi ho detto prima, cemento armato, muratura e quant'altro, e applicarle alle strutture in legno. Con bruttissime sorprese però, perché non si comportano assolutamente nella stessa maniera. Come vi dicevo, i macrogruppi che abbiamo analizzato in fase di ricerca sono tre: solaio o travi a sito in legno con la relativa cappa in calcestruzzo armato, pareti e solai in struttura e montanti a travi in legno chiuse da pannelli, i classici, la classica struttura a telaio, e le pareti e solai in pannelli di legno lamellare tipo Crosslam. Allora, premetto che per quanto riguarda solai a travi a sito in legno, questa tecnologia la ritroviamo principalmente in Italia, ma quindi siamo stati gli unici ad aver fatto ricerca in questo senso. Per quanto riguarda invece i pannelli a pareti solari strutture a montante travi in legno chiuso, in Nord Italia queste costruzioni sono utilizzatissime, conosciutissime, e quindi fortunatamente un grandissimo database era già disponibile per questo tipo di strutture. Per l'Ixlam invece, anche sull'Ixlam, siamo stati tra i primi a fare delle analisi di questo tipo. A livello di calpestio del solaio, quindi il rumore che mi entra in casa quando il vicino al piano di sopra cammina, e livello di rumorosità degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo. Nella ricerca noi ci siamo ovviamente concentrati su quella che è la caratteristica di potere fuorisolante, il famoso RW, e il livello di calpestio LW. E la legge più nota quando si parla di potere fuorisolante è la legge della massa, ossia le pareti monolitiche, quando sollecitate a rumore, a una sollecitazione di pressione, quale è il rumore, reagiscono in funzione della frequenza con un andamento di quello rappresentato nel grafico. Quindi abbiamo un andamento che riguarda la rigidità, un andamento di frequenze che invece viene definito risonanza, cioè la parete a quella frequenza inizia a ballare e tutto ciò che arriva passa anche dall'altra parte, un campo di frequenze dove invece la parete inizia effettivamente ad isolare, che è definito il campo della legge di massa, e un ulteriore buco in frequenza dato dalla coincidenza, che è funzione delle dimensioni, soprattutto dello spessore della parete. Bene, siamo andati a vedere se anche per i pennelli Ixlam, per esempio, questa legge veniva rispettata in qualche modo. Qui nei grafici vi riporto gli andamenti in frequenza del potere fonoisolante testato in laboratorio per due pannelli Ixlam, uno da 85 mm e uno da 135 mm. Come vedete, bene o male, gli andamenti di risonanza, legge di massa e coincidenza, questi sono gli inizi della ricerca. Ovviamente queste tipologie di leggi devono essere ricavate quando poi si hanno più serie di pareti messe insieme, ma ad oggi insomma non possiamo dire che ci sia un pari andamento, ma di sicuro qualcosa di simile possiamo trovare. Per quanto riguarda invece il classico solaio che abbiamo in Italia, travi a sito in legno, il potere fonoisolante, sempre misurato in laboratorio, anche qui ha
un andamento molto piatto, questo perché la struttura è estremamente leggera, quindi isolamento alle varie frequenze ce n'è ben poco. E guardate cosa succede invece con le pareti, con le strutture a telaio, travi e pannelli sopra e sotto. La presenza di questi due pannelli fa sì che sì, l'andamento sia piuttosto particolare, si hanno delle punte anche di isolamento molto alto ad alta frequenza, ma poi anche questo, essendo una struttura leggera, è caratterizzato ovviamente da telefoni isolanti molto bassa. Questo tipo di struttura però ovviamente si presta bene ad un confronto con quella che è poi la teoria nota di isolamento per pareti in cartongesso, no? La ricerca sulle pareti in cartongesso aveva dimostrato come l'accoppiamento di più lastre e il riempimento tra queste lastre di materiale fonoassorbente potesse comportare notevole vantaggio dal punto di vista dell'isolamento acustico, soprattutto grazie alla riduzione degli effetti di risonanza di intercapelline. Quindi con le pareti in cartongesso, ridotti spessori, ridotte masse, si potevano raggiungere valori di isolamento aereo anche del pari di pareti monolitiche in laterizio. Guardate, questo è quello che avviene andando ad aggiungere invece elementi in cartongesso, quindi leggeri, con materiali in intercapedine per le due strutture che abbiamo visto prima, Solaia legno e caparsito e l'Ixlam. Il primo grafico a destra, no, alla vostra sinistra, riporta il confronto tra il potere fonoisolante di un solaio a travi a sito senza nessun altro elemento con il potere fonoisolante dello stesso solaio dove sopra è stata interposta una cappa cementizia. Vedete come l'isolamento sia dovuto essenzialmente tutto alla presenza della cappa cementizia, perché mi diventa il vero elemento massivo del solaio. Ma l'incremento che si ottiene andando a mettere a questa struttura un controsoffitto è molto molto più elevato, cioè andando a mettere un controsoffitto, andando ad aggiungere questa a questa struttura un controsoffitto, si hanno dei guadagni di potere fonoisolanti molto elevati. Questo quindi è quello che consiglio sempre io quando si ha a che fare con un solaio a travi a sito in legno. Raramente, e parlo anche per quello che è, poi lo vedremo, il livello di calpestio, raramente i requisiti imposti dal DPCM 512/97 sono raggiunti senza l'apporto di un controsoffitto, sia per quanto riguarda il potere fonoisolante, sia per quanto riguarda il livello di calpestio. So che spesso quando si hanno a che fare con questi solai si ha a che fare con la sovrintendenza, nel senso che solai in legno li possiamo trovare anche in edifici dove ci sono dei vincoli per cui queste travi devono essere a vista e quant'altro. Vi assicuro però che senza entrambi gli elementi, a meno che di non fare sopra dei pacchetti di solai estremamente massivi, ma non credo che sia questo il caso, senza controsoffitto i requisiti difficilmente vengono raggiunti. E anche per quanto riguarda l'Ixlam, vedete nell'altro grafico, quello in azzurro, l'aggiunta di una controparete in questo caso, quindi lana minerale e cartongesso, comporta degli vantaggi enormi, perché si va proprio a creare un controplaccaggio che comporta per queste strutture dei vantaggi notevoli. Per quanto riguarda il rumore di calpestio, allora, nel grafico vi riporto il confronto tra quelle che sono le curve tipiche di calpestio dei solai di uso comune. Vedete quindi, per esempio, il calcestruzzo armato e la curva in viola.
La curva in viola è la curva sulla quale le normative tecniche hanno ricavato le leggi sperimentali per il calcolo del livello di calpestio. Guardate invece gli altri andamenti. Il laterizio in rosso, già quello, ma fa parte di studi antecedenti, è stato sinonimo di problemi per chi si trovava a costruire utilizzando le formule previste nella normativa tecnica, perché anche le formule ricavate sul cemento armato andate ad applicare sul laterizio portavano i numeri dell'8. Ma guardate il confronto con le altre curve. Con la curva tipica del livello di calpestio di un solaio in legno, di un solaio in Ixlam o di un solaio a telaio. Le strutture in legno sono strutture di per sé leggere, di per sé elastiche, ballano molto e questo fa sì che i problemi con le strutture in legno li abbiamo soprattutto alle basse frequenze. Quando quindi noi a queste strutture grezze andiamo ad applicare una tecnologia già nota, ritrita e ritrita, che tutti conoscono, che è quella del pavimento galleggiante, andiamo ad applicare una tecnologia che funziona a partire da una determinata frequenza in poi. Ma tutto ciò che sta sotto continua a passare anche con la presenza del pavimento galleggiante. Ok, vediamo se poi ho una slide che vi spiega. Ok, quando dobbiamo progettare un solaio, ovviamente oltre a conoscere il calpestio della struttura grezza, dobbiamo poi decidere quale sia il pacchetto da applicare sopra o sotto per ridurre i livelli di calpestio di questa struttura a quelli imposti dal legislatore, ok? Quando si ha a che fare con solai in cemento armato, con solai in laterocemento, si sa, si applica il pavimento galleggiante e tutto funziona bene. Quando però lo si fa sulle strutture in legno, poi siamo sempre brutte sorprese. Questo perché quando è stata fatta, vi ripeto, la normativa tecnica, ci si basava su dei presupposti riferiti ad esempio alle strutture in cemento armato. Quando si applicano le leggi dell'elasticità, per esempio, si faceva l'ipotesi massa infinita, molla massa. Quando abbiamo a che fare con il legno, questa ipotesi salta. Andiamo a progettare un sistema che non è più massa infinita, molla massa, ma massa, molla massa, perché spesso la massa della struttura è comparabile alla massa del pacchetto che andiamo a realizzare col massetto galleggiante. Questo fa sì quindi che il tutto viene ridotto e ci si trovano poi spiacevoli sorprese. Quindi è buona norma sapere che quando si ha a che fare con strutture in legno, torno di qua, si ha a che fare con strutture dove bisogna andare a combattere soprattutto il passaggio delle basse frequenze. Quindi come risolverli? Innanzitutto andare a scegliere pacchetti di pavimento galleggiante che mi iniziano a lavorare a frequenze molto basse, quindi materiali resilienti che abbiano caratteristiche di rigidità dinamica, cioè la caratteristica che ne identifica la qualità di essere molle, sostanzialmente, che partono da valori già molto bassi. Ok? Questo per riuscire a realizzare poi un pavimento galleggiante che riesce a lavorarmi già a bassa frequenza. Vi anticipo comunque che non, la maggior parte delle volte non è sufficiente e veramente la realizzazione di controsoffitti, nel caso delle strutture in legno, diventa quasi un elemento necessario. Allora, per concludere il discorso vi faccio vedere quello che è stata un'esperienza che vi ho riportato nel grafico di progettazione per un solaio a telaio, quindi non solo K e sito, ma questi sono i classici pannelli a telaio delle case prefabbricate in legno. Allora, questo è l'andamento del livello di calpestio del sistema scatolare, travi chiuse da USB sopra, USB sotto e lana minerale in intercapedine, come vedete nella figura. Guardate cosa succede andando ad applicare
in giallo, un pavimento galleggiante, addirittura doppio. Il livello di calpestio ovviamente viene ridotto di molto. Ma guardate poi cosa è stato fatto, questo era un caso molto particolare. Bene, la teoria ci dice andiamo a migliorare il livello di calpestio andando ad applicare un controsoffitto. Il controsoffitto è stato messo malissimo e addirittura mi ha comportato un innalzamento dei livelli di calpestio alle basse frequenze, cioè proprio nel livello di range che mi interessava. Questo per concludere, solo per dirvi che non basta solo l'applicazione di un pavimento galleggiante messo bene, l'applicazione di un controsoffitto messo bene, ma anche il controsoffitto deve essere progettato in maniera tale da andare a lavorare proprio sulle frequenze che mi interessano. Quindi dimensionato per quanto riguarda gli intercapelli, il riempimento e i tipi di attacco, in modo da non risultare un elemento inutile. Allora, brevemente vi facciamo una breve presentazione di progetto europeo, una brevissima spiegazione del perché lo facciamo. La comunità europea punta molto alla comunicazione. Questi progetti sono progetti di cooperazione transfrontaliera, quindi progetti tra Italia e Austria o Italia e qualunque altro paese che confina. La comunità europea mette a disposizione veramente molti fondi per i progetti. Noi italiani siamo poco avvezzi a usarli, per questo motivo cerchiamo di spiegare alle persone che magari non sono abituate a tenere in considerazione queste cose che questi progetti esistono e che si possono fare gran belle si possono realizzare gran belle idee, questo è sicuro. Passo la parola al dottor Talo del Centro Consorzi che ci presenta questo progetto. Bene, allora stiamo parlando di un progetto che si chiama Big Wood. È un progetto che vuole parlare e studiare quelle che sono le costruzioni in legno. La premessa che è stata fatta prima già spiega del perché c'è bisogno di questo, perché c'è differenza tra le costruzioni in legno e tra le altre tipologie di costruzioni, quindi una necessità soprattutto per quello che riguarda questa attività. Perché adesso? Certamente perché in questo momento stiamo parlando e pensando più all'attività su case di grosse dimensioni, quindi focalizzate soprattutto sull'aspetto multipiano, cercando di dare dei sistemi non innovativi, ma di inquadrare quali potrebbero essere i migliori all'interno di varie sperimentazioni che si sono succedute in questi anni. Perché il Centro Consorzi? Perché il Centro Consorzi al proprio interno ha già pensato all'attività molti settori per quanto riguarda il legno. In questo momento stiamo lavorando per un sistema di riposizionamento della filiera del legno che si chiama invece di Big Wood, quello si chiama Core Wood. Lo stiamo facendo con due università italiane, quindi Padova e Verona. In quel caso l'idea è quella di cercare di riprendere alcuni aspetti o di studiare alcuni aspetti della filiera del legno che sono venuti a mancare in Italia. Come è stato detto nelle premesse, uno dei problemi è che l'Italia di fatto in questo momento esporta legno all'Austria e poi lo ricompra lavorato. Alcune parti della filiera mancano e l'obiettivo è quello di dire sostanzialmente se mancano alcune parti, il mio parere è quello di cercare di riportare alcuni anelli rinforzandoli, facendo sì che poi si ricostruiscano anche alcune parti mancanti, in modo particolare il settore delle segherie per quello che riguarda il nostro territorio che è sempre stato in crisi e il settore anche del legno diciamo ingegnerizzato, in particolare quello incollato, lamellari, slam, trilama, bilama, eccetera, tutte cose che di fatto vengono importate dall'estero.
Ecco, riuscire a riportare questo significa anche riportare una tradizione. In realtà il settore delle costruzioni in legno fino al prima del 1900 è una delle parti principali assieme alla pietra con cui venivano fatte le costruzioni in legno, e quindi non si riesce a capire perché il territorio veneto di fatto abbia perso una propria peculiarità. Quindi in questo momento è evidente da tutti gli atti statistici, ma l'abbiamo visto anche nell'introduzione che è stata fatta prima dalla professoressa, abbiamo visto che in un settore in crisi come quello delle costruzioni, quello del legno è un settore che con trend modesti di crescita comunque continua a avere una propria crescita. Ed è un settore sul quale a nostro parere vale la pena di credere, per tutte le problematiche che dite prima, ma soprattutto anche per un ragionamento di sostenibilità ambientale. Quindi c'è bisogno da un lato di riprendere una cultura, dall'altro anche di riportare, soprattutto nell'ambito delle professioni, un'analisi, una conoscenza per quello che riguarda le nuove progettualità e i nuovi studi che possono esserci nella produzione, nell'attività della costruzione in legno. A fianco di questo, al Centro Consorzi, uno dei soci del Consorzio Legno Veneto, che raggruppa una buona parte dei costruttori delle case in legno del Veneto, o comunque almeno una decina di realtà che si occupano solo delle costruzioni. L'obiettivo è quello di riuscire a far crescere queste attività. Da un lato è importante riuscire a riprendere la cultura, dall'altro a mio parere anche riconvertire quella che è un territorio di costruzioni rivolto all'edilizia, che stenta in tutta la sua filiera, ma che potrebbe perlomeno in parte riconvertirsi in questo ambito. Una delle necessità maggiori di chi fa le case in legno è quello di trovare dei posatori e quindi degli installatori in grado di far bene il lavoro, perché una delle problematiche dal punto di vista degli incendi, dell'idroscopia e tutte le altre problematiche ovviamente sono quelle di fare un lavoro a regolate per non trovarsi a creare problemi dopo. Quindi da un lato l'impegno tecnico, dall'altro l'impegno anche di conoscenze, di capacità in linea con quella che è la modernità e con quella che è le esigenze quotidiane. Parlavo prima della sostenibilità, è evidente che il legno che dà un vantaggio dal punto di vista ambientale è quello che viene stoccato e quindi che non viene bruciato, perché altrimenti tutto quello che è il vantaggio, diciamo, la sostenibilità ambientale viene perso. Sarebbe meglio, anche se riusciamo a stoccarlo senza dover portarlo in Austria, riportarlo qua, perché capite che anche dal punto di vista del trasporto uno dei limiti sostanzialmente di una vera sostenibilità ambientale è questo. Quindi l'obiettivo di riuscire a lavorare qua e a lavorarlo maggiormente nel territorio deve essere, secondo me, uno degli obiettivi anche del territorio della provincia. Detto questo, abbiamo incontrato il professor Cagnato dell'Università di Bolzano. Con loro e con l'Università di Innsbruck e con la Provost del Tirolo abbiamo pensato a questo progetto, soprattutto con questi obiettivi: da un lato quello di approfondire quelli che sono gli studi per quanto riguarda anche gli aspetti ambientali e quindi legati all'isolamento acustico, termico, eccetera. Dall'altro quello di cercare di focalizzare su alcune proposte pratiche quelle che sono le varie sperimentazioni che sono state poste in essere nelle costruzioni. Tant'è vero che soprattutto la ProVolz, che di fatto è un'associazione di costruttori in legno del Tirolo, dice ogni azienda in qualche modo sta portando avanti le proprie sperimentazioni, ma
sarebbe anche il caso di comunque coordinare e dare un senso a queste che sono le sperimentazioni. Cosa faremo noi? Come partner italiano abbiamo soprattutto una parte attiva nella comunicazione e quindi nel lavorare nel territorio facendo la tramite tra quelle che sono le sperimentazioni, quindi le analisi che emergeranno dagli studi delle università e quindi di focalizzarli nel nostro territorio. Quindi questa prima attività che viene fatta oggi avrà un senso, una propria continuità nel tempo e lo riporteremo avanti. Come faremo questa cosa? Praticamente ci saranno delle costruzioni in legno, una principale nella sede nell'area di Bolzano e delle strutture in scala che faremo invece noi nel territorio, che avranno un fine dimostrativo per poter da un lato essere presentate poi convegni e spiegate, dall'altro anche nella zona di Sedico dove abbiamo la sede per poter essere viste con queste soluzioni, diciamo, costruttive. Quindi l'obiettivo sarà di fare una cosa più grande a Bolzano, che avrà il primo compito di servire anche come base per poter fare queste analisi e questi studi, ma che nelle intenzioni del progetto possa dare anche continuità come base per analisi e studi nel settore costruzione in legno. Quindi da lì questo sistema che ci auguriamo virtuoso possa essere trasferito dal comitato, dalla parte scientifica, in modo più diretto e immediato verso quelli che sono i costruttori e verso quindi l'applicabilità in termini più ristretti rispetto a quelle che possono essere poi le attività. In questo processo l'interfaccia dell'aspetto professionistico e tecnico, e quindi soprattutto ingegneri che oggi sono qui anche per l'accreditamento del convegno, giocano evidentemente un ruolo fondamentale. Detto questo, noi crediamo che il legno possa essere una delle attività per costruire in futuro e quello che è stato anche sentito finora, a mio avviso, dà delle cose in questo senso. I tempi e i termini di crescita anche delle costruzioni in legno vanno in questa linea, e anche questa sensibilità, se vogliamo, ecologica, insomma, che si sta muovendo e che parte con l'idea di dare un sostegno anche a parte nostra a quello che è la salvaguardia dell'ambiente. Quindi siamo fiduciosi che queste cose possano anche servire per aiutare da un lato l'ambiente, ma anche la sostenibilità economica delle imprese del nostro paese.